Buongiorno amici tutti, come mai ho cambiato il nome al mio video, o meglio al mio canale? Non è più Amica Chef, è semplicemente Laura. Questo canale è nato circa 2 anni fa con l'intento inizialmente di ricordare a me stessa le cose che facevo perché la mia memoria aveva preso strade un po' parallele e erano più le cose che inventavo di quelle che ricordavo. O non ricordavo proprio. E quindi cosa ho scelto di fare? Di documentare un po' la mia vita per la paura, detto tutta la verità, la paura che un giorno questa mia condizione diventasse talmente difficoltosa da non ricordare più nemmeno chi fossi e cosa facessi e come si facevano le cose che normalmente facevo. Può sembrare un paradosso, ma è la verità, il motivo primo per cui mi sono spinta a fare questa cosa. Addirittura registravo me stessa per ricordare a me quello che dovevo fare. YouTube è stato come si può dire, un mondo a parte, molto aperto per certi aspetti, ma allo stesso tempo anche molto personale. Il primo modo era la tata di cucina, perché quello che poi mi ricordavo e che ero in grado di fare era appunto cucinare, e da questa tata di cucina volevo diventasse colei che entrava nelle case di qualcun altro e fosse un aiuto per creare, per preparare qualcosa, anche chi in grado non era di cucinare, ma soprattutto la mia identità come persona cuoca che dimenticava le cose, non ricordava più i procedimenti, le ricette, gli ingredienti, vedeva diventare il suo lavoro qualcosa di irraggiungibile. Non sono state poche le volte che ricordo dimenticato di mettere il sale nelle preparazioni, piuttosto che scambiare il sale con lo zucchero, piuttosto che scuocere la pasta, cose che possono anche capitare per carità, ma non a una persona che lavora in cucina da circa 30 anni e per cui la vita è girata sempre attorno al mondo della cucina. Questa era proprio la mia difficoltà, avevo il terrore di non essere più in grado di fare quello che era anche solamente la mia sostenibilità quotidiana e il mantenimento della mia famiglia, e un modo quindi anche per lasciare loro delle indicazioni, delle direttive che potessero renderli più indipendenti nel momento in cui io avessi disgraziatamente peggiorato questa situazione. Il tempo è passato, dalla tata di cucina mi sono identificata un momento di più, con un po' più di senso di autostima nella Amica Chef inteso come persona che lavora in cucina, ma sicuramente amica, cioè qualcuno non d'élite, qualcuno che è la vostra amica con cui imparare a cucinare, con cui condividere momenti in cucina, con cui preparare pranzi, feste e così via. Allo stesso tempo, la cucina è stata per me fondamentale per la ripresa, per il miglioramento più che la ripresa del mio stile di vita. Ho ripreso anche, e chi ha seguito i miei primi video probabilmente se ne può essere accorto, una capacità di parlare nuovamente in modo più fluente, senza fare troppi errori, cosa che prima effettivamente era veramente drammatico. E non ho mai avuto paura di dovermi nascondere in questa difficoltà, anzi, non trovavo giusto dover nascondere questa difficoltà perché non era finta, era reale, era una condizione in cui una giovane donna, giovane ai tempi, perché sono passati anni nel tempo, mamma, lavoratrice, moglie, tante figlie, tante altre cose, si è trovata in una situazione di grandissima difficoltà, spesso celata dal sorriso o dalla forza di volontà, ma una difficoltà che dietro le quinte era pesante, era invadente, in alcune situazioni anche molto dolorosa e devastante. Non ho mai voluto arrendermi, non mi arrenderò mai perché la mia vita è preziosa, la mia, come tutte quelle di tutti quanti. Non so cosa riserverà il futuro per la mia persona, ma finché ne avrò le forze e le possibilità, voglio sfruttare tutte le opportunità che ho per viverla al meglio.
Qualcuno ha fatto un po' di battute questi ultimi fine anno, soprattutto con gli auguri di questo fine anno. Uno mi è piaciuto in particolare, che auguro a tutti coloro che mi sono vicini un nuovo anno di serenità e salute, perché in primis, se le persone sono contente, non sono rompipalle. E questa è la verità. Perché generalmente quando uno è in sofferenza purtroppo tende a essere polemico, lamentoso e tante cose. Quindi questo augurio è sicuramente l'augurio migliore che si potrebbe dare agli altri, a tutti. Quindi amica chef si è trasformata, però si è trasformata perché nel tempo ho spesso voluto pensare di chiudere, perché non mi identificavo in quello che ero. Io non ero solamente una cuoca, la mia vita è molto diversa, l'alimentazione fa parte del mio modo di essere in maniera inscindibile dal mio modo di vivere, la salubrità degli alimenti, il modo in cui li cucino, le preparazioni, l'abitudinare, ecco, vedete, ogni tanto ancora sbaglio a parlare, l'abitudine di consumare alimenti sani, con qualche eccezione ci sta, perché la nostra vita, ripeto, è da vivere, quindi può capitare un momento di defiance. L'importante è saper poi tornare sulla retta via, perché per la mia situazione salutare, questa è la miglior cura. Miglior cura che tante volte ho detto deve essere abbinata al movimento, movimento che diventa difficile nelle condizioni e in base proprio anche alla stagione, in base posso dire anche all'aspetto umore della mia persona, che non è una questione di depressione, ma è proprio una questione di sofferenza, quando il dolore ti preme da dentro e ti pressa costantemente tutti i giorni, la notte, perché anche la notte purtroppo è così, oppure vivi addirittura degli incubi di notte, quindi ti svegli anche sconquassato, magari non dormi completamente, e la vita tutti i giorni devi affrontarla ugualmente, devi fare un lavoro mentale che è una cosa purtroppo che io non saprei insegnare. Ci sono voluti, credo, 10 anni prima di riuscire a metabolizzare alcune situazioni, affrontarne altre, anche con l'aiuto magari di consigli e di incontri di persone che sul mio percorso si sono presentate, altre volte invece da sola, chiusa nel mio tentativo di comprendere e di riprogrammare, se è fattibile, il mio modo di pensare. L'avevo vissuto molti anni fa, nel 2014, anzi sì, 2014, a seguito di un forte momento di, come si può dire, di sofferenza durante la mia, credo, terza maratona, non ricordo neanche più, forse sì, la terza. Un momento in cui il mio corpo non rispondeva più fisicamente ai comandi motori, e ho dovuto, uso questo termine, proprio violentare la mia mente affinché partisse dal mio cervello, non so neanche se dal cuore, dall'anima e dal chi e da tutto quello che ho, un comando così forte da impedirmi di crollare, rimettermi lentamente in moto e camminare e poi riprendere a correre per arrivare a completare la corsa. Il perché l'ho fatto è una lunga storia. Quel momento però è stato decisivo per capire che la mente ti può portare a fare veramente cose straordinarie in positivo, anche in negativo. Bisogna imparare veramente a gestirla, perché ci sono anche resoconti di persone, di superatleti in particolare, che a volte superano quel limite e vanno verso la propria distruzione piuttosto che la propria gloria. Un attimo l'ho vissuto anche l'altro giorno questa situazione, perché vivere quando le giornate sono molto difficili, vivere una bella giornata è memoriale, e quindi in quel momento, quando senti che puoi fare tutto, pensi di poter veramente fare di tutto,
e tendi anche a esagerare in quelle che sono le probabilità e le possibilità di superare delle difficoltà. Mi sono esposta, ho voluto agire distinto. Non ho voluto pensare alle conseguenze, puntando dritto all'obiettivo. Il karma, chiamiamolo così, mi ha rimesso sulla mia strada e mi ha fatto comprendere che non era arrivato il momento di andarmene. Avevo agito in male modo, sono scivolata, sono letteralmente fiondata a pancia a terra su un lastrone di sasso melmoso. A circa 3 metri da una cascata, in quella frangente, giuro, mi sono girata indietro e ho detto: no, non voglio morire. Ma non sono stata da sola. Credo che veramente una forza esterna mi abbia dato la spinta, la tirata di mano per riuscire a trovare un appiglio e risalire questa roccia, consapevole di aver superato un limite solamente per la sfrontatezza di voler provare a fare una cosa quando in realtà avrei potuto fare un percorso diverso e arrivarci ugualmente. Quindi questa cosa di abbreviare il percorso mi è costato caro, mi sarebbe potuto costare ancora di più. E nonostante sono anni che sperimento questa cosa, forse doveva accadere per farmi capire davvero che non importa quanto tempo ci impieghi a raggiungere l'obiettivo, tieni a mente sempre l'obiettivo, e lì è il punto dove devi arrivare. Se vuoi strafare, rischi di non arrivarci. L'ho detto già in tanti video, puntavo troppo alto, vi ricordate? Dicevo anche per quando volevo dimagrire, volevo correre, puntavo sempre troppo alto e rimanevo sempre delusa. Voglio arrivare lì? Ok, allora un pezzo per volta. Ho imparato ad avere la pazienza. Devo ancora imparare a gestire l'impetuosità delle cose. Ma è un obiettivo che mi propongo, ma soprattutto è un obiettivo che voglio pormi per quest'anno, quello di vivere al meglio, al pieno di tutte le mie possibilità, trovando quell'equilibrio che non mi porti a esagerare. Ho conosciuto persone in questi mesi che hanno veramente il coraggio di vivere situazioni economiche, situazioni familiari, situazioni di salute, situazioni di ogni genere non facili, ma che hanno ben chiaro l'obiettivo dove vogliono arrivare, persone di cuore, persone che non hanno niente da dare, ma hanno tutto. Tutta l'energia e l'umanità e la spiritualità di questo mondo e che sono in grado di darti l'unica parola buona di cui tu hai bisogno in quel momento per poter superare le difficoltà. Ecco perché ho deciso che io non sono una cuoca, non sono una mamma, non sono, io sono semplicemente Laura, sono una persona che cerca di vivere al meglio quella che è la sua possibilità. E grata di questo. È un po' come ci pensavo prima, avete presente quando io ho tentato di sciacchiare qualche volta. Ecco, nell'ultimo video ho postato due foto che riprendevano una pista, la pista di Ponte Formazza, la prima pista dove io ho indossato un paio di sci, era all'età di 12 anni, ero ancora con la scuola nella settimana bianca, non l'avevo mai fatto, ho avuto l'occasione in quella stagione invernale lì, dopodiché per moltissimi anni non ho più sciato. Ho ripreso una sola volta con paura, con mezzi non adeguati, con una situazione in cui non ero preparata e non è andata bene e da lì ho mollato. Poi successivamente, quando i miei figli sono cresciuti e ho iniziato a portare loro in montagna, il desiderio di mamma di poter stare dietro loro, non di Donne e di Laura, ma di mamma, mi ha portato a rimettere gli sci ai piedi e di affrontare le mie difficoltà per cercare di
non rimanere troppo indietro rispetto a loro. Bastato molto poco, un paio d'anni loro sono arrivati alle piste nere, io sono ancora alle piste blu, non mi sposto da lì, ho provato a fare altri tentativi di una rossa, ok, sono caduta, ho avuto un male bestia, no, no, non fa per me e quindi ho deciso di non sciare più. Ma non che non scierò più, per adesso non scio più. Anche perché, ripeto, i dolori ce li ho. Farmi male so che non è il caso e non è la situazione. Fortunatamente ho verificato che loro sono in grado di gestirsi abbastanza bene. Poi c'è eventualmente papà. E quindi ho lasciato anche questo. Ho imparato a lasciare andare e non far sì che tutto pesi sulle mie spalle come responsabilità delle cose che avvengono nella vita, perché anche questo è importante. Fino ad oggi ho vissuto aiutando tutti, tutti, facendo bene il mio lavoro, cercando di essere amica degli altri, cercando di aiutare chi aveva bisogno, cercando di crescere i miei figli, di assisterli in ogni cosa, assistere i miei genitori, assistere tutte le persone che ne avevano questo bisogno e questa necessità, perché era giusto farlo. Mai ho pensato di assistere me stessa, mai ho dato quell'importanza e quella cura a capire che nel momento della mia difficoltà solo quella che può tirar su me sono io e l'ho tralasciato per troppo tempo. Ho imparato quindi a capire che gli errori e le difficoltà che affrontano gli altri sono sicuramente importanti per gli altri. Posso essere di consulto, posso essere di esempio, posso essere, ma non devo risolvere io. Ognuno di noi deve risolvere le proprie questioni perché deve nascere da noi la volontà di superare queste difficoltà e queste esigenze. A volte sono necessari degli aiuti, a volte si può riuscire da soli, ma nessuno può salvare un altro, nessuno, solo noi possiamo salvare noi stessi, salvare in ogni senso e in ogni parola. Anche quando si dice che non sono stato io a scegliere di fare una determinata cosa, ma la risposta e la conseguenza che è avvenuta a seguito di un fatto l'ho comunque determinato io. Quindi sono sempre responsabile delle mie scelte, sempre. E di questo devo prenderne atto, devo farmene coraggio e allo stesso tempo capire che è finito il tempo di dar la colpa agli altri. È finito il tempo di occuparmi dei problemi degli altri, ancorché eventualmente non siano gli altri a chiedermi un aiuto. Tante cose, quest'anno davvero, il momento in cui ho passato quel momento di paura e successivamente dopo, l'energia sprigionata dall'acqua delle cascate, era come una doccia di energia che però portava via, portava via, portava via tutto quello che è passato e l'aria era così frizzante, così luminosa, così energica da dire c'è tanta di quell'energia in questo mondo, tanta ne puoi avere te, usala tutta al meglio. Fate l'esempio, tornando agli sci, uno sciatore professionista che al sportellino di spara di partenza è pronto per fare il suo slalom gigante. Ha paura? Penso che in minima parte sì. Sicuramente ha ben chiaro l'obiettivo, arrivare giù primo. Sfrecciano a una velocità assurda, rischiano tantissimo, sicuramente sono molto preparati, questa è una cosa importante, non si arriva a raggiungere un obiettivo senza essere preparati, non si arriva per caso o per fortuna, si arriva perché si è lavorato per arrivare a quell'obiettivo. Poi c'è lo spettatore che va sulle piste ad emozionarsi vedendo lo sciatore che fa e dice "Wow!". Poi c'è lo spettatore da casa che lo guarda in televisione e allo stesso modo cerca di emozionarsi per quello che sta avvenendo. Ma volete mettere l'energia e la forza che ha questo sciatore rispetto a quella che sono gli altri a guardarlo? L'adrenalina, ma allo stesso tempo la soddisfazione di aver raggiunto il proprio obiettivo, che non è magari sempre, perché attenzione, prima ho detto passiamo a obiettivi per paletti, non è sempre arrivare primo, è arrivare primo quando sono pronto per arrivare primo, potrebbe essere anche semplicemente arrivare in fondo senza rompervi, arrivare sul podio. Quindi
i traguardi sono diversi. Arrivare alla qualifica della prossima gara, ok? L'obiettivo dipende veramente dalla nostra forza, dalla nostra preparazione, o meglio, il raggiungimento dell'obiettivo dipende da questo, ma sicuramente, lo ripeto, dipende da un allenamento. Da oggi non lo so cosa farò, da oggi sarò me stessa, semplicemente me stessa. Sarò grata a tutti voi se vorrete continuare a seguirmi. Se così non sarà, me ne farò una ragione. Vi auguro un anno sprigionante, non esiste questa parola, un anno di energia sprizzante, usiamo questo termine, e abbiate il coraggio di vivere. Non lasciate che i paletti, che gli obblighi, che i divieti, che i decreti e che la paura che ci circonda, soprattutto dai media e da quello che sentiamo, le persone sofferenti, non lasciate che condizionino i vostri obiettivi. Puntate un pezzettino per volta, ma sempre avanti. Vi ringrazio anche oggi, io procedo a tagliare la mia zucca e vado a tavola. Buon anno di nuovo.